Sulle orme di Pitagora siamo al quinto appuntamento. Ospite di questo appuntamento, che è dedicato alla musica, è Francesco De Siena, compositore, musicista, scrittore, ma anche ricercatore, perché siccome questi appuntamenti sono dedicati a Pitagora, è chiaro che per parlare di Pitagora e della musica, alle spalle di questo incontro, dietro questo incontro, c'è tutta una ricerca che ci mette di fronte anche a quello che è stato Pitagora per la musica. Allora, io vorrei dirti, apriamo con la frase di Filolao, che ha molto a che vedere con quello di cui discutere. Beh, in questa frase di Filolao, cioè la frase che secondo me sta proprio al centro, l'essenza del percorso pitagorico nella musica, la frase di Filolao che veramente delinea quello che è il linguaggio pitagorico della musica è l'armonia e la concordanza del dissenziente. In questa frase io penso si è nucleato tutta la via pitagorica alla ricerca musicale, cioè nel senso che in realtà la musica per Pitagora era un modo per affrontare i misteri dell'esistenza, per affrontare i misteri della spiritualità, per affrontare i misteri praticamente del principio. E lui su questo principio indagò attraverso uno strumento che fu determinante per la sua ricerca, il cosiddetto monocordo. Cioè nel monocordo rappresentava proprio il principio cosmogonico della realtà sonora. Intanto io vorrei fare riferimento prima ad Orfeo, poi a Platone, il percorso della musica che c'è stato, diciamo, no? Ma quali sono i legami con Pitagora? Beh, questi due personaggi sono fondamentali nel pensiero pitagorico. Uno, perché rappresenta il mito per eccellenza del linguaggio musicale, il mito di Orfeo, cioè la potenza sovrannaturale della musica, la possibilità attraverso la musica ad accedere a una zona invisibile delle cose. E l'altro invece è l'idea che la musica possa essere uno strumento per la perfezione non solo dell'uomo, ma anche della società.